Carlo e Camilla vengono in Italia per una gita di piacere, un tour diciamo privato, però per quanto privato possa essere, immaginerete, arrivano Carlo e Camilla in Italia, a dove vanno a Carlo e Camilla? Fanno il loro giro, Firenze, Roma, Venezia, tra le altre cose, tra le altre città visitano Napoli. Sa, Carlo per l'occasione sembra una persona molto chiusa e riservata, però poi alla fine disse è un poco pazzerello. E con l'occasione di questo viaggio in Italia fa di tutto per imparare anche qualche parola di italiano. Ovviamente quando arriva a Napoli, come dire, no, i camerieri, cioè tutte le persone che volevano venire a contatto lo agevolano in questo percorso, diciamo, di approfondimento della nostra lingua. Vabbè, come lì per lì. E quindi anche a Napoli hotel di lusso, 5 stelle, vanno a cena fuori, dovunque vanno a mangiare. Insomma, una sera vanno a Posillipo, a Mercellini, Giuseppone a mare, immaginate, arrivano Carlo e Camilla, Giuseppone a mare, si è arrivato un ristorante, un proprietario, un metro, i camerieri, tutti i clienti, Carlo e Camilla, ovviamente tavolo con affaccio sul mare. Insomma, Carlo e Camilla, ossequiati oltre ogni, comunque sono persone di diciamo, un certo rango, mangiano divinamente, già si mangia buono, poi Carlo e Camilla mangiano divinamente, mangiano talmente bene che Camilla alla fine della cena esprime il desiderio di andare personalmente in cucina per complimentarsi con lo chef. E quindi umette subito chiama Vincenzo, accompagna la signora. Allora Camilla va in cucina per complimentarsi con lo chef. Mentre Camilla va in cucina, Carlo Saisi si fa uscire, Goppa la razza si affaccia sul golfo, una cosa meravigliosa. Poi a un certo punto gira, va vicino al metro. Excuse me. Dov'è il cesso? E aiuto un uomo in cucina e aiuto a parlare con un chef.